Siamo al Roma Tuning Show e in particolare siamo adesso allo stand dell'esercito e sono in compagnia del sergente maggiore Ettore Esposito, che adesso ci illustrerà i mezzi che l'esercito ha portato qui in mostra. Buongiorno sergente maggiore e benvenuto su HTO. Buongiorno, grazie. Sergente maggiore, ci può illustrare questo mezzo? Allora, questo è un VTLM Lince. VTLM, la sigla sta per veicolo tattico leggero multiruolo. È un mezzo che è attualmente presente in tutti i teatri operativi e per la sua versatilità è il mezzo più impiegato, non solo per una questione di versatilità, ma anche perché è un mezzo protetto. La cellula abitativa è tutta protetta e separata dal resto dello chassis della macchina. La macchina è un 3000 di cilindrata, 190 cavalli, con un serbatoio di circa 130 litri. Questo fa sì che la macchina comunque abbia un largo raggio di pattugliamento, infatti ha un'autonomia di circa 300-350 litri. Oltre questo ha dei sistemi che ci aiutano ad affrontare i vari ostacoli, come il blocco del differenziale anteriore, il posteriore, il centrale, a sospensioni indipendenti, ha un impianto di pressurizzazione del motore in modo da poter guadare con degli snorkel fatti apposta fino a 1,5 metri di acqua. Inoltre in dotazione ha un verricello che tira 5 tonnellate. È una macchina progettata per fare il suo lavoro e lo fa bene. In quali teatri operativi la vede impegnato questo mezzo? È stato impegnato in Afghanistan, e lo è tuttora impegnato in Afghanistan, è impegnato in Libano e penso che questo è tutto, perché è di recente introduzione, è un mezzo del 2005, progettazione, distribuito ai vari reparti più o meno qualche anno dopo, un anno dopo. Ci vuole una patente particolare per poterlo guidare? Assolutamente sì, è un mezzo che pesa 7 tonnellate ed è abbastanza alto, quindi oltre ad abilitare i nostri conduttori alla guida dei camion, perché ci vuole una patente per i camion, integriamo il corso con ben 16 ore di guida, quindi fanno nelle prime 10 ore un addestramento base e altre 6 ore di prettamente legato al fuoristrada, di off-road. Quanti militari può ospitare questo mezzo? Questa versione porta 5 militari, 5 componenti di una squadra, compreso l'uomo che dietro sta in torretta. Bene, grazie mille per le delucidazioni. È stato un piacere. Grazie a voi, buona giornata.